L'incontro è stato l'occasione per fare il punto sulle iniziative che le istituzioni, la prefettura, il comune, la regione hanno messo in piedi sentendo le categorie, anche in prospettiva. Ne è nato un tavolo in cui ci siamo trovati tutti dalla stessa parte e l'azione di tutti verso il governo per avere delle misure anche a Torino, anche in Piemonte, che sono le stesse che hanno le aziende delle stesse che si trovano nella stessa situazione nelle zone rosse. Le discoteche, per esempio, sono chiuse a Torino come sono chiuse in Lombardia e nella zona rossa. I dipendenti delle discoteche, ma come i dipendenti dell'istruzione privata, i corsi di formazione che sono bloccati e quant'altro, devono avere un sostegno al reddito e quindi le misure come la cassa in deroga, come sostegni, ammortizzatori sociali che possono servire ai lavoratori devono essere messi a disposizione di tutti. Sul lato imprese allo stesso modo, ci sono delle scadenze prossime, imminenti, le stesse agevolazioni che sono riconosciute in alcune aree devono poter essere riconosciute alle imprese che si trovano nella stessa situazione. I dati sono allarmanti, sono preoccupanti, noi abbiamo nel settore del commercio dei dati che stiamo verificando di cali del 50%. I settori più in crisi sono quelli del turismo, dell'accoglienza, dove stanno arrivando disdette con numeri veramente impressionanti, ben oltre il 50%. C'è tutto il turismo d'affari che ovviamente le aziende hanno congelato e che è bloccato, è fermo, ma c'è in prospettiva un turismo che rischia di non decollare per quelle che sono i ponti, le stagioni estive e quant'altro, nei quali oggi le famiglie stanno decidendo che cosa fare ed è estremamente facile andare a dire anziché fare un viaggio magari cerco un'alternativa. In tutto questo le campagne stampa che arrivano dall'estero iniziano a dipingere l'Italia, il Nord Italia, il Piemonte come un'area dove forse non è il caso di andare. Ecco, su questo bisogna essere estremamente chiari, non è assolutamente così. Noi stiamo gestendo l'emergenza sanitaria, ma l'attrattività del nostro territorio, delle nostre imprese, la gradevolezza del venire in Piemonte, a Torino, rimane e sarà sempre migliore. La preoccupazione per il futuro c'è, ma si deve costruire da qui, da oggi. Bisogna ricucire un po' la fiducia e, se posso dirla, anche nei confronti delle persone, no? Fiducia in un territorio, ma fiducia anche nei cittadini, che comunque devono cercare di non farsi prendere dalla preoccupazione, dall'allarmismo e cercare di vedere le cose da un punto di vista il più possibile oggettivo. Allora, la logica è il contenimento delle emergenze, quindi da un punto di vista di protocolli sanitari la regola è quella, evitare le aggregazioni. La logica che è stata utilizzata a livello nazionale ma anche a livello territoriale è quella di andare a dire dove c'è aggregazione, io devo dire in questo momento no. Ci sta, nel senso che il contagio si trasmette a livello di vicinanza, no? Si trasmette da persona a persona e quindi è corretto. E quindi in questo senso tutto quello che è eventi, il problema è che siamo una settimana di carnevale, gli eventi nei ristoranti. Torino è piena di turisti in questi giorni. Torino ha tanti turisti che si ritrovano a non avere un museo aperto, giustamente perché è un luogo dove potenzialmente i flussi di persone sono tanti, no? E da questo punto di vista i turisti devono trovare delle alternative, devono poter trovare una città che comunque accoglie.